Così, de botto, senza senso, mi arriva la notifica sul telefono. Nuovo acquisto del Napoli a sorpresa. Ho detto, mamma, chi è questo? Fammi aprire subito, chi sarà un giocatorone? Ho detto, ma chi è? Apro, Cajuste, se si pronuncia così, Cajuste, un nuovo giocatore del Napoli. Mi aspettavo un nome, visto come era detto dall'app, dalla notifica, a sorpresa, acquistone. Però comunque, devo dire la verità, non me l'aspettavo prima. Il Napoli ha fatto tutto senza dire niente a nessuno, senza far trapelare niente da nessuna parte. Colpo che mi piace, sono sincero, mi piace. Premetto già adesso, non deve essere l'unico colpo di centrocampo, perché ora andrò a dire perché mi piace, però non deve essere l'unico, serve un altro colpo. Però questo giocatore mi piace tanto. Ha 24 anni, centrocampista. Ruolo principale mediano e centrale di centrocampo, però è un giocatore molto duttile che può fare più ruoli. 1,88 m, sostanzialmente lo vedo come un Vici Anguissa, anzi, vi dirò di più. Secondo me farà concorrenza ad Anguissa, che non ha fatto bene da gennaio in poi, perché Anguissa da gennaio in poi non mi è piaciuto tanto, anzi, quasi per niente. Però ovviamente non ha avuto tempo per respirare un attimo, ha giocato tutte le partite, tutti i minuti e serviva un giocatore che potesse fargli concorrenza e farlo anche riposare. Un acquisto giustissimo, giovane perché ha 24 anni e quindi può anche prendergli il posto in futuro. Le caratteristiche principali, elenchiamole, quello che ho visto io nell'analisi mia personale, bravo nel recuperare palla. Lancio buonissimo, te lancia giocatori in una maniera precisa e allarga il gioco in maniera impressionante perché sbaglia pochissime volte. Forte fisicamente, strappi improvvisi nel corto, nel superare l'uomo, belle giocate tecnicamente e nel corto sempre nel superare l'uomo. Ovviamente sul lungo poi lo recupero perché essendo grosso fisicamente poi nel lungo ti recuperano, però devo dire la verità. E nel corto e nel movimento improvviso salta l'uomo in maniera abbastanza perfetta e quindi crea superiorità numerica. Appena lo salta, porta palla e poi manda gli attaccanti in porta e allarga il gioco, magari facendo creare superiorità numerica. E questa è una caratteristica molto, molto, molto importante. Copre bene il campo, veramente riesce a farsi trovare dappertutto. Lo fa bene, copre gli spazi nel modo giusto. E quando serve riesce a farsi trovare comunque pronto nel tiro, anche se non è il suo forte, però comunque fuori dall'area. Quando crea superiorità numerica per anche far tirare altri compagni si fa trovare pronto. E secondo me è più mobile di Anguissa e anche più forte di Anguissa. Quindi in futuro sono sicuro che gli prenderà il posto. E anche quest'anno sarà un bel concorrente e serviva. Perché Anguissa, ripeto, non poteva fare tutte le partite, soprattutto quest'anno che in Champions League, come ha detto il presidente, punti un po' di più e in campionato devi riaffermarti. Hai preso i soldi, servono giocatori, più giocatori forti nello stesso ruolo. E un giocatore con queste caratteristiche qua, ma superiori e più giovane di Anguissa, secondo me è un acquisto, ripeto, giusto e buonissimo. A me, ripeto, piace tanto, tanto, tanto. Spero che si affermi, che diventi più forte e migliori nelle cose che deve migliorare. Però, secondo me, c'è un giocatore buonissimo che deve migliorare nei dettagli. E penso e spero che diventi titolare nel Napoli, anche se Anguissa ha dato tanto e continuerà a dare tanto, e gli farà un po' da corazza per crescere. Pagato circa 10 milioni. Anche lui stesso discorso, colpo in stile Napoli, paga sempre i giocatori 10, 15, massimo 20 milioni, ma là già troppo per Napoli, vabbè, se scherza però manco troppo. Io sinceramente avrei pagato anche qualcosina in più, una quindicina di milioni tranquillamente per quello che ha fatto vedere l'avrei pagati. E infatti come voto è alto, do 8. Gli do 8 perché il prezzo è giusto, anzi addirittura io l'avrei pagato un pochettino di più. Gli do 8 per il ruolo, cioè perché è un giocatore duttile, perché serviva un giocatore in quel tipo di ruolo, con quel tipo di caratteristiche. E gli do 8 per la qualità, perché è superiore al giocatore che già avevamo in quel ruolo, gli può fare concorrenza e lo può, ripeto, superare secondo il mio parere personale.
Nient'altro da dire, così de botto, senza senso, abbiamo un giocatore buono, Cajuste, non so se si pronuncia così, poi impareremo la pronuncia. Finalmente, finalmente arriva un colpo all'improvviso, finalmente Napoli, il mercato del Napoli entra nel vivo. Spero non si fermi qui e spero che faccia acquisti, continui a fare acquisti giusti, ma soprattutto mi serve un nome importante, perché io nel Napoli adesso, questa stagione, per riconfermare, visto quello che abbiamo fatto lo scorso anno, per continuare il percorso, ho bisogno, ma tutti i tifosi del Napoli hanno bisogno, un nome importante, un nome affermato che può essere fortissimo. E io in mente già ce l'ho. Non lo dico per scaramanzia, ma in mente già ho il nome. E se arriva faccio il panico. Sto felicissimo e faccio il panico. Per adesso godiamoci sia Nathan che è già arrivato che Cajuste. Detto questo, noi ci vediamo in un prossimo video. Finalmente compriamo. Inizio ad essere un pochettino contento, ma non troppo perché sennò porta troppo sfortuna questa cosa. Sono scaramantico, sono tifoso del Napoli, quindi sono scaramantico. Noi ci vediamo in un prossimo video. Voi iscrivetevi al canale, mettete mi piace, commentate, condividete e ciao a tutti!